Sofì della merda. Fanaggio. Dai, hai già spoilerato. Qua per chi sa, chi non sa, non sa, c'è. Sa. Sapete che noi non facciamo spesso le cose di Noisy, perché comunque vogliamo tenere ben lontano il nostro nome da loro. Dai, non è vero. Ragazzi di Noisy, sto ancora aspettando la cassa di, come si chiamavano? Quella roba al finocchio che avete voi, quella bevanda all'energy drink al finocchio. Quella che non si beve nessuno in redazione. A me piace, me la mandate. A noi. Me la mandate. Quella roba favore. È veramente La Oli si chiamava. Oli. Buona la Oli. Promozione. Mi date lo sponsor, ragazzi, tipi di Noisy. Dite alla Oli di guardare sta roba, che io voglio lo sponsor, è buonissima quella roba. Va bene. E fa bene. Raga, non è vero. Forse no, è bene. Adesso Oli denuncia l'azienda. Se no, allora, la bagnati. È uscita una delle nostre artiste preferite, artiste sì, a 360 gradi. Non si parla più neanche di artista a livello musicale o artista a livello di immagine, ma si parla di un artista della sua vita. È un'arte proprio. Esatto. L'arte di vivere. Ha fatto un'arte della sua vita. E noi all'inizio questa persona non l'abbiamo capita. Perché siamo stupidi. Stupidi. Ma adesso stupidi. La nostra amica amore preferita. Però è un amore, sai, di quelli che ha un senso unico. Sì, cioè è un rapporto di amore e odio. Io l'amo e lei mi odia. Quindi andiamo a vedere. Aspetta, andiamo a vedere cosa fai. Prendi l'iniziativa questa. Like, commento, condividi e soprattutto iscriviti al canale. Anche perché ultimamente non ce la passiamo molto bene con le vicende di Barlo, che purtroppo sono lì come dei... Per maggiori informazioni, canale Twitch Arcade Boys. Quindi ragazzi, mi raccomando, aiutateci con like, la condivisione e un commento qua sotto. Se vi piace il format, condividetelo nei vostri social dicendo di andare qua a... Perfetto. Va bene, eccola, guarda già la faccia. No, già non capisce. È basita. Non sta è sciocco basita. Vai. Ma perché la gente mi vuole bombare? Cosa si aspetta? Guarda che io sono in modalità stella tutta la vita. Cosa? Stella. Che cos'è una modalità stella tutta la vita? Ah, dici quando trombi una... aperte. No, che quando una trombi una e non... Ah, me l'ha spiegata mia amorosa. Stella marina è quando ti le tipe non partecipe, che stanno così. Modalità stella marina. Ho capito. Eccola. Più e commentami sul nuovo. Insomma, pim pam, bucano tutti questi italiani a cui piace il culo grosso. E non hanno capito. Ah, cosa fa? Al maschio il culone non le gusta molto, però sono contenta di aver portato questo nuovo canone. Canone. Insomma, le curve è tanta roba. Le curve ci devono stare. Però vedi, allora, come al solito, nel suo essere Elettra lancia elettrica. Un sacco di messaggi importantissimi, sì. Anche perché lei del suo corpo ha fatto proprio, a parte che lei è un modello di vita, sì, americano da non imitare. Come? No. E invece raga, nonostante quello che fa vedere nei video, la mia ragazza la segue su Instagram perché la mia ragazza la ama. Ha dei problemi? No, lei ha il suo amoroso, sì? Non va in giro a farmi Jack, anch'io vorrei sta col suo amoroso. Quando va a fare le vacanze non fa le robe da riccanza, fa le cose, piglia l'elicottero per andare nei posti, ma va a vedere la natura, fa vedere. Ho capito, ma prendi l'elicottero per andare nei posti. Che tu ti piglia funivia? Metti che passa un jet americano dalla trancia. Ce la tira! Te manca a sguattera. Giusto un palo te manca a sguattera. Ah, non riusciva a leggere la poverina. Ride, li fa ridere l'altro. Allora, giusto il palo ce l'ha, grazie bitches, perché il mio maschione. Il mio maschione. C'ha ragione. Io innanzitutto il palo ce l'ho, grazie bitch. Io amo, ti giuro. Ogni cosa. Ma... perfetta. Ah, fatele condurre più di un programma, sì, raga. Noi abbiamo bisogno sì, dell'altro. Sì, sì, sì. Va bene. E quella numero uno, non sono una vacca. Al massimo come fanno te, sono un leopardo, bitch. Cos'è? Al massimo come fanno te, sono un leopardo, bitch. Allora, la scheda video di Elettra Lamborghini. Audio. Che in realtà lei è come Super Vicky. Lei è semi-umana. Bestemmia umana. È semi-umana, mica, anche tu lei non parla, te come non lei, senti. Non è colpa mia. Mannaggia al c***o, sono circondato anche cappati. Non sa, ha la scheda video che comprime, guarda, okay. Come vedete non sono un leopardo. Come sei un leopardo, ma è un match. Non è una vacca, un po' così. Ma è un leopardo. È un leopardo caparda. Vai. Ma questo è un gran capone. Sì, capone. Il mio profilo fake. Ha proprio fake lei. E qua non hai neanche la foto. Profilo vuol dire che sei un gran segaiolo. Quindi siccome questo sta visto la foto e si è tirato un pugnettino. Un pugnetto enorme. Un pugnetto. Io la amo. Ma scusa, sì, ma può certo rispondere così? Il suo approccio alla vita. Fammi. Il suo mantra, i suoi mantra. A parte sono incomprensibili perché non le piace un match. Lei ha detto che però, sei iscritto con un profilo senza foto. Allora è un profilo. Allora sei fake. È un profilo fake. E sei un segaiolo. E sicuramente certo hai iscritto come te sei entrato un campione. Certo.
Enorme. Enorme. Enorme pippone, non della sua verga, vai. Bene. Sono una suora atomica. Una suora atomica. Beh, sì, questo sì. Io quando ballo ho bisogno di stare comoda. Tutto vero, raga, io non trovo. Guardala. No, aspetta, questa è già guarata. Poi, vabbè, ho le forme, quindi sembro sexy, ma in realtà non lo sono. Ha vinto tutto. Sì, lei sì. Del chubby non nasconde neanche i lati sconvenienti, tra virgolette. Comunque, ti posso assicurare, è una bella donna l'elettrone. Una bella ragazza. Donna. Le donne hanno i bambini. Ma lei potrebbe sfornarne un botto. Ma magari là dentro non lo sa. Satira. Match. La gente non sa tante cose, secondo me. C'ha ragione. Non saprei dire se ha il Lamborghini o il ragazzo che se la fa. La battutina. Bella, vai, vai. L'hai patata. Oh. 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 Carino. Che carino, bitch. Però cos'è che ha fatto? Io mi sto già un po' toccando sotto perché sto cagando sotto. Però, vai. Ha chiamato la canzone male perché mai. Cosa era quel verso? Scusa. Perché maiala. ride. L'emfisema anche lei. Lei invece si strofa. Male perché mai si è scorfanata qualcosa. Vabbè, nel suo enfisema su, però ha la tracheotomia. Ho capito, ma che cazzo succede? Lei è tracheotta, tracheotta. Perché a maiala le sembrava troppo lungo. Io pazza, che se non mi fa. Io pazza. Una bella ragazza si è rovinata con il tatuaggio. Vabbè, questo. Non ne ha tatuaggi. Mio papà effettivamente me li sono fatta da sola, quindi. Come da sola? Cioè, non da sola in carcere, nel senso che. Non da sola in carcere. Ma scusami. Fermatela. Vabbè, ma è pazza. Fermatela. Non da sola in casa. A casa con sto culo grosso Nicki Minaj perché era gonfio. Sì. E mi si era pure infettato. Lo devo mettere perché non. Il culo? Il culo? Cosa? Sapeva dove mettere il culo. Esatta. Però se stronzatine, ste cagatine. Cioè, mi sono tatuata al mio primo pesce. Perché ridi? Era un pesce, il suo primo pesce nella boccia. Perché sei così pecoreccio? Perché sei un italianetto di merda? Oh, io la adoro! A English fan and I'm te vorrei. Ah, no, adesso ho capito, non l'ho letto. Vediamo cosa risponde. Mi fanno ridere, io li vado, io pazzo. Se tu conoscessi il mio percorso sapresti. Fregna di legno. Fregna. Quello che ti dicevo. Fregna poi ti daranno qualche filmato di quando eri giovane. Ma io non ho veramente da anni. Io. Impressive. Cazzo, mi vipero di ammazza che culo aveva mamma, eh. Cosa ha detto? Ammazza che culo aveva mamma. Chi ha fatto la twercata al contrario sulla macchina della polizia? Non tu bitches. Chi ha fatto la twercata al contrario sulla macchina della polizia? Non tu bitches. Chi ha fatto una twercata al contrario sulla macchina della polizia? Non tu bitches. Non riesco a dirla. Prova a dirla perché non riesco, è difficilissima. Chi ha fatto la twercata al contrario sulla macchina della polizia? Non tu bitches. È un extra beat, mica dei cazzi. Cazzo, perché non fa questo nelle canzoni? Passiamo al mio nuovo. Qual era? Qual era? Toccami. Ah, tocca. Fare amaramente. Amaramente. È normale. È normale. Però non ti aspettavi di vittoria. Guarda che io sono in modalità stella di ma lei non fa un cazzo, dice non ho twirly, non ho skills. Il video sarebbe stato. Faccia più lezioni di danza. Se si smolle e si smolli. Oppure si dedico a video con altro track. No, io non capisco se parla male, se legge male, se non sento bene io. Non lo so, forse è un mix tra inglese, spagnolo e romagnolo. Quindi è difficilissimo. Sì. Il crop top, la puppa me usciva, ragazzi. Quindi usciva il capezzolacchis de fora. Capezzolacchis. Ma come parla? Il capezzolacchis. Effettivamente non potevo fare più di tanto perché mi usciva il capezzolacchis. Sgorgava praticamente avevo. Quanta femminilità. Io avevo le lacrime alle coppe e quindi c'era proprio. Sudavano i tettoni. Avrei dovuto mettere degli assorbenti. E poi cosa schifo sta. Degli assorbenti sotto, sai quelli con le ali che si appiccicano qua sotto? Come puoi perdere la femminilità così? Ma poi non è vero perderla. Perché effettivamente per i feticisti. Sta parlando comunque di cose di donne, quindi cose di femmine. Quindi questa rientra in un certo tipo di femminilità. Magari ha sdoganato l'intimità. Ecco, ha perso l'intimità. Hai avuto un rigurgitino mentre lo dicevi, lo ma, sai? Sa, so. Cioè, io parco dalla mattina alla sera, ma quando non lo faccio. Ma Greta ti vede. Dire no, plastica, vicious no. Greta. Cioè, puoi dire. Ma lei utilizza bicis. Il mio è grasso, ok, non è silicone. Ah, giusto. Ma guarda, è fighissima la frase. Però volevo chiederti, ma bicis lo utilizza come intercalare? Usare bicis come intercalare? Esatto. Quello che c'è nel culo. Cosa? È grasso. È grasso, muscolo. Non è muscolo. 5 kg abbondanti. Non lo so, come. Di più. Cosa? Sta guardando quanto grasso. Fatta. Ho provato a rifarmi le labbra, ma sembrava un puttanone greco. Greco? Sembrava un puttanone greco. È per mi vai a cercare. Allora,
cercami puttanone greco. Scusate, lo cerco subito su Google immagini. Puttanone greco. Greco. Immagini. No. Dizionario, un greco antico. Ah, ecco, garantisco io, però ho visto un puttanone greco. Però c'era anche un signore pelato con la barba e non ero io. Per l'amore di Dio, eh? Chi? Per poi ero tipo così. E Fulda J-Lo ha sto baratto di silicone. Ma t'ha baratto non è silicone? Ma figlio di puttana. Ma come? Non sono lì. Ho troppo paura che me le facciano brutte, magari tipo mi sveglio. E ma lei non ha... Guarda, io quanto le voglio bene, oh. C'ho paura che me la fanno brutta. A parte che con i soldi che c'hai vai da uno bravo. Ma comunque, sì, vabbè. Se sta bene lei, ma che c***o è chia? C'ha il suo Tauron lì, Tyron, che si ciabba la ciabba la ciabbi. Non si chiama Tyron. Madonna. Il capezzolo di là è uno che guarda là, quindi... C'ha un terrore della plastica e... Altro che io sono ignorante perché ascolto i Pantera nel... perdonami, sono un po' ignorante, io sempre ascolto il bambino. Vabbè, Pantera, che cazzo ne sa lei? Cowboy from Hell, oh! Cosa? Ha bestemmiato, tocca a me. Cosa gli ha suggerito? Lupo Metal? Che canzone era? Ce ne ha detto? Quello della foto, mi c'è un po' datato, se conviene così, la figa non ne trovi. Ma comunque convinto. E puoi avere il mio video. Ma la possiamo... Cosa? Cosa ha fatto? Detto. Ha fatto il gesto? Possiamo prenderla per la terza? Sì, in effetti ha ragione, perché questo dice io ascolto il Pantera del 2019, perché commenti il video della Lamborghini? Perché sei qua? Vorrei... Ha senso, alla fine, senso. Detective Electra! È un problema se ho 10 anni ho guardato male Ben Ben, Primorchi, S-E-M-P-R-E. Se hai 10 anni no, vuol dire che sei un maschione, c'hai cioè già un testosterone. Voglio vedere come ti chiavi fuori. Avrò una vita piena di Ben Ben. Cosa? Di Ben Ben. Ma 10 anni al massimo è più di Ben Ten. Sì, dai Elettra. Sì. Poi piacere alla figa. Non pensare alla fica. Che poi su cazzo. Tammali. Sì, sì Elettra, sì. Voi siete un po' più originali. Ciao Elettra. Un po' più originali, ho capito regionali io. Cosa continuano a fare? Sei trattato con tutte. Solo Elettra ormai. Io non so cosa dire, credo che Elettra sia... Guarda, non mi facesse così schifo il reggaeton e tutto quanto. La propserei. Sì, però la propso come essere umano. Tanti rapper come esseri umani li vorrei vedere sotto un cumulo di merda a marcire, ma sono bravi a rappare. Sì. Però lei la propso come essere umano. Elettrona, durante tutto il video ha dato dei bei messaggi. Sì, lei comunque è fidanzata, non fa in giro la m***a. Sta dicendo non sono schillato. No, ma anche sempre quando parla di plastica e cose, esatto. A me piace molto questo qua. Anche l'idea del culto del corpo, che sia un corpo puro, è molto interessante. Stai viaggiando su un sentiero minato. Sì. Capito. Quando dico puro c'è sempre questo problema, va bene. Se la togli artisticamente da quello che non ci piace a noi, musicalmente non ci piace, perché è lontano sì. dai canoni, non che lo faccia male, ma perché sì, è lontano dai canoni. Se lo fa male lei. E lei è un personaggio, è uno di quelli che mi fa piacere vedere, mi fa divertire. Ogni volta che fa qualcosa, rido come un pazzo, sì. commentiamo come dei pazzi. Ma c'è l'Elettra Lamborghini? Mi sta almeno, capito, fa reggaeton, parla sempre di di qua di là e ti dice, no raga, però io sono una stella marina, non ho skill, sì. non so, sono fidanzata, non faccio la in giro eccetera. Usa il reggaeton come catarsi e non come stile di vita. Ma poi le piace, non è che ha bisogno di soldi. Ballare, le piace, non ha bisogno dei soldi al reggaeton, capito? Cioè, non ce n'ha bisogno di più. Ma non era quello il mio discorso dei soldi di vendere. Dice lei lo fa perché gli piace la musica stupida, sì, tra virgolette, e gli piace twerkare perché gli piace ballare così. E non è che vuol dire che devi per forza fare la m***a, devi per forza fare la tra a destra e sinistra, essere schillata, fare i con il succhio dal naso che ti esce dall'ora. Perché io preferisco che un po' mia nipote si guarda Elettra Lamborghini che quelle che dicono io la farei io sono la più brava del mondo. Sono d'accordo. Per dire. Raga, noi vi lasciamo così. Non sappiamo quando. A cazzo, raga. Qua... Facciamo una bella roba. Scrivete qua sotto hashtag Stella Marina. Ah? E comunque vi ricordo like, la condivisione e soprattutto i commenti qua sotto che ci aiutate un sacco a crescere nel canale. E seguite le live su Twitch. Ne facciamo di solito due al giorno, sì. Una alla sera e una al pomeriggio. Ciao, arrivo!